Dopo gli spin-off, l'Interplay iniziò a progettare una serie di ulteriori spin-off, sequel degli spin-off e addirittura spin-off degli spin-off senza mai portarli a termine, cosa che portò molti a criticare l'azienda perché erano poco lineari, la scrittura non era della stessa qualità dei primi due capitoli, sembrava che l'azienda volesse spremere Fallout il più possibile, nessuno di questi giochi arrivò al mercato perché l'azienda fallì e la Bethesda comprò i diritti della serie, ma la loro lore ci è stata tramandata ed espande parecchio la nostra conoscenza sul mondo di Fallout e in questo video ve li mostrerò tutti. Fallout Tactics 2. Il gioco avrebbe dovuto proseguire la trama del primo Tactics. La confraternita è diventata una dittatura militaristica oppressiva, che di fatto ha della vecchia confraternita solo il nome. Questo significa dunque che il finale canonico è quello cattivo? Non necessariamente. Come visto nel precedente video, il finale canonico ha probabilmente il calcolatore dalla parte della confraternita, e visto che Fallout prende sempre il finale dal karma positivo come canonico, credo che sia successo qualcosa di diverso, qualcosa di terribile. Quella che un tempo era un'utopia di convivenza si è trasformata in una dittatura, i suoi ideali sono stati traditi, il che significa che il calcolatore con il cervello dell'iniziato è stato deposto, disattivato, forse distrutto, ed è un peccato che non sapremo mai cosa gli è accaduto. In ogni caso, questo grande impero si sta espandendo, tanto che questo gioco si sarebbe svolto in Florida, riprendendo la lore di Wasteland 2. Nell'isola Florida, un Geck è stato irradiato, l'isola è ora piena di piante e mutanti funghi, un giardino dell'Eden mutante ed ostile alla civiltà umana. Questo giardino si sta espandendo, usando gli animali come vettori per diffondere i propri semi. Il giocatore dovrà scoprire la fonte di tutto questo e distruggerlo. Il gioco sarebbe stato moralmente ambiguo, perché il protagonista dovrà salvare la confraternita, che però è una dittatura oscura, oppure collaborare con il Geck e il suo giardino, che però vuole sterminare tutta l'umanità. E il tema centrale del gioco sarebbe stato lo scontro tra uomo e natura, e uno dei nemici che è stato disegnato è il coccodrillo mutante. Non è chiaro quanti finali fossero previsti, ma come vedremo fra poco, è probabile che la confraternita abbia vinto, distruggendo il Geck e rimanendo una dittatura oscura. Brotherhood of Steel 2. Tactics 2 venne cancellato, ma molta della sua lore venne trasferita nel gioco Brotherhood of Steel 2, come l'idea di un Geck mutante. Il protagonista è un membro della confraternita del Texas. Fra i possibili protagonisti c'è Maxus, forzuto e armato pesantemente, figlio di Cyrus del precedente Fallout Brotherhood of Steel. Inoltre, dalle biografie di questi personaggi, sappiamo che questo gioco era ambientato abbastanza nel futuro, dato che la confraternita e la New California Republic erano già in guerra, ma di questo parleremo nel prossimo episodio. Un'altra possibile protagonista è Scarlet, un'albina che i suoi concittadini lasciarono morire nel deserto per superstizione. Qua venne trovata da Harold, che la salvò e la portò con sé per tutta la California, crescendola come una figlia e raccontandole le storie delle sue avventure con l'abitante del Vault. Il protagonista viene mandato a fermare alcuni perdoni. Questi si rivelano essere i Jackals, di cui abbiamo già parlato nell'episodio sulle origini di Fallout. Sono i cugini dei Great Khans. Sono anarchici, violenti, cannibali ed estremamente malvagi. Non è possibile dialogare con loro. Sono comandati da Banshee, l'urlatore. Ricordatevi di lui. Il protagonista viene attaccato da loro, che peraltro hanno delle armature atomiche per qualche motivo, ma viene salvato da un vecchio amico, Harold, e così inizia un lungo viaggio per tutto il Texas al fine di vendicarsi. Arrivato a Lone Star, la città più grande del Texas, il protagonista potrà lavorare con i giustizieri e potrà anche contrastare una certa legione di Cesare che è appena nata nell'Ovest. Poi dovrà andare a Fort Worth, un tempo della confraternita e ora desolato, pieno di cadaveri. Qui aiuterà Cyrus, il vecchio protagonista di Brotherhood of Steel 1 e padre di Maxus, fino a quando questi non verrà ucciso a tradimento da Banshee. A questo punto avverrà lo scontro finale con i Jackals. Il protagonista dà la caccia a tutti i Jackals e li sconfigge, e ammazza perfino il loro capo, che gli consegna le chiavi di un Vault. Ma prima che possa dire chi è stato che gli ha dato questi ordini e chi c'è dietro i loro attacchi, il suo corpo esplode, senza nessuna spiegazione. Man mano che il protagonista inizia a viaggiare, trova sempre più piante mutanti e carnivore, animali mutati dal Fev che spuntano in mezzo al deserto e che sono ostili, soprattutto nei luoghi dove sono passati i Jackals. Ma che sta succedendo? Il protagonista arriva ad Austin, città divisa fra due quartieri, uno di mutanti e uno di umani. Il sindaco, Keats, prende il nome di un noto poeta romantico inglese, è un super mutante intellettuale. Keats è il Martin Luther King di questo mondo, vorrebbe far convivere gli umani e i supermutanti e chiede aiuto al protagonista. Chiede al protagonista di ripulire la città da un'infestazione di piante mutanti e sistemare la centrale energetica, e qui il giocatore troverà un Geck. Se il giocatore avrà karma cattivo, potrà assassinare Keats. Se invece avrà karma buono, lo aiuterà, ma in ogni caso Keats verrà assassinato dalla fazione di supermutanti oltranzisti, proprio qui, in Texas, come Kennedy, e il giocatore riceverà la colpa e il marchio di infamia, dovendo fuggire dalla folla inferocita che lo mandisce dalla città per sempre. I Twisted Airs sono una delle tribù che potremo affrontare in questo gioco, una banda fortissima che combatte la confraternita. Anche questa ritornerà in futuro. Il protagonista libera un forte della confraternita dal loro assedio, sconfiggendoli tutti e uccidendo Harpy, il loro capo, cosa che li indebolirà molto. A questo punto si arriva allo scontro finale con colui che ha tirato le fila di tutto, Mile Reese.
ma il Rhys odiava la confraternita e per questo si unì a un gruppo di predoni chiamati Cyphers, che erano l'opposto della confraternita, odiando la tecnologia e volendo distruggerla tutta. Rhys faceva le ricerche sul Geck, che aveva rubato da un logo chiamato Nursery. Ricordatevi anche di questo per il prossimo episodio. Un logo che Harold conosce molto bene, peraltro. Rhys scoprì che questo Geck irradiato, questo frutto proibito che aveva sottratto da un vero giardino dell'Eden, creava tante piante che si riproducevano in modo incontrollato, ostili alla vita umana. Il suo piano era proprio quello di creare un giardino dell'Eden senza uomo, un luogo di natura incontaminata nel Golfo del Messico. La sua base addirittura venne ricoperta da una massa organica vegetale che la proteggeva. È stato lui a sfruttare i Jackals, infettati dal Geck, che seminava le sue spore ovunque andassero, dicendo loro di attaccare le basi della confraternita per rubare la loro tecnologia, con l'obiettivo però di farli saltare in aria non appena l'avessero ottenuta, in modo da cancellare in un solo colpo tutta la tecnologia del Commonwealth texano, lasciando dominio incontrastato alla natura. Il protagonista affronta Rhys con tutto il suo arsenale. Questi, nonostante sia fuso con le piante del Geck, diventando una creatura che mescola piante e uomo, viene sconfitto e il protagonista usa il Geck che ha trovato per sovraccaricare quello mutato di Rhys, facendo esplodere per sempre questo giardino, facendolo bruciare, e l'Eden in questo modo diventa un inferno. Il gioco sarebbe stato molto oscuro e ricco d'azione. Pensate che ci avrebbe lavorato John Carmack della ID Software, quello di Doom, ragazzi. Questo è il primo gioco dove avremmo trovato il famoso Fat Boy. Si poteva andare sott'acqua, guidare, usare scudi di energia, visori di movimento e notturni. L'Interplay aveva in mente di creare uno spin-off di Tactics chiamato Fallout Tactics New Vegas, che sarebbe stato per iPhone. Eventualmente questo progetto è stato ripreso dalla Bethesda, che ne ha creato Fallout Shelter, che in teoria è il gioco più primario della lore di Fallout, dato che comincia appena cadono le bombe. Infatti tu sei il soprintendente di un vault e vedi gli abitanti appena arrivati per via dell'allarme atomico. Il gioco è di fatto un gestionale che riprende The Sims, Sim City, Sim Tower, e che consta appunto nel creare le varie stanze, potenziali, far riprodurre gli abitanti, badando i loro bisogni e potenziando anche loro, facendo diventare il vault sempre più grande e potente, fino a farne una superpotenza capace di mandare esploratori nella zona contaminata a trovare risorse, a compiere missioni per aiutare gli umani nel post-apocalisse rimasti fuori, a trovare tecnologia e a commerciare con l'esterno. Insomma, si potrà creare il vault ideale, quello che non solo preserva l'umanità, ma l'aiuta anche a riprodursi ed esplorare la zona contaminata ancora prima di colonizzarla. Inoltre, non è un pay to win, ed è un free to play. Ovviamente si potrà anche creare una distopia, il che ci permette di aprire una parentesi sugli esperimenti sociali dei Vault, che in genere sembrano esaminare i seguenti campi: sociologia, vedi i Vault che hanno le culture diverse, oppure quelli con una sola cultura, come per esempio quello popolato solo da mormoni, o quello con due quartieri diversi che vivono in competizione, divisi, quello che richiede un sacrificio umano costante, quello dove ci sono tantissime armi, o quello dove tutto si decide con il gioco d'azzardo. La sessuologia, per esempio il Vault popolato soltanto da uomini e una sola donna, oppure il contrario. Demografia, i Vault popolati da troppe persone, quelli popolati da poche persone e una pantera, quello popolato da un solo uomo e una scatola di pupazzi. La sperimentazione, i Vault che contengono il FEV, che clonano, che trasmettono suoni binaurali, che lasciano entrare le radiazioni, con qualche pericolo interno che gli abitanti devono affrontare. La colonizzazione, i Vault che si sono aperti subito, quelli dopo 20 anni, quelli 80 anni, quelli dopo 200 anni, quelli destinati a non aprirsi mai. La psicologia, il Vault con i vestiti che si rompono, quello senza olocassette comiche, quello con un pessimo comico, quello con il cibo disgustoso, quello le cui attrezzature sono destinate a rompersi costantemente stressando gli abitanti, e infine quelli che cercano di cambiare radicalmente l'umanità, come il volto popolato soltanto da geni, quello popolato solo da bambini addestrati da un'intelligenza artificiale di cui parleremo nel prossimo episodio, quello comandato da un supercomputer, ed infine quelli che esaminano i modi di sopravvivere in eterno, come l'ibernazione o una simulazione in stile Matrix. Insomma, gli esperimenti della Voltec sono in gran parte un fallimento. Infatti i Volt che hanno mantenuti in vita i propri abitanti sono pochissimi sul totale, e sono stati il più grande esperimento sociale della storia dei videogiochi, che evidenzia come gli umani in un ambiente isolato e in gruppi chiusi ideologicamente, sotto una situazione di stress da sopravvissuti all'apocalisse, rispondano e si adattino alle varie situazioni, spesso ammazzandosi a vicenda. Direi però che Shelter risulta un po' irrealistico quando dei Deathclaw riescono senza spiegazione a far saltare in aria una porta antiatomica, e poi i fottuti scorpioni radioattivi che nelle fasi iniziali del gioco sono una rottura di scatola immensa, non muoiono mai, si spostano ovunque, la corrente elettrica per qualche motivo viene risucchiata via in un petosecondo e per giunta vi avvelenano con le radiazioni. Inoltre il Vault è un po' piccolo, visto che lo standard poteva contenere tra 500 e 1000 persone, specie se consideriamo che c'è il problema della variabilità genetica e il Vault è costretto ad attirare nuovi membri dalla zona contaminata con la radio. Se volete creare il Vault perfetto, la sociologia vi viene in aiuto. Assicuratevi di avere risorse in abbondanza prima di produrre nuovi
cittadini, abbiate sempre qualche tappo di riserva per le emergenze, investite prima sulle cose a breve termine come energia, cibo e acqua, mandate gli abitanti a lavorare solo in luoghi dove sono adatti a farlo, armateli bene soprattutto nei primi livelli, mandate parecchi fuori in modo da diminuire la pressione demografica e ottenere nuove risorse dal mercato barra ambiente esterno, e nel riprodurvi cercate di essere monogami, altrimenti lo stesso DNA si diffonderà in troppe linee familiari e vi ritroverete bloccati senza poter fare figli. Ed infine investite nell'istruzione e l'addestramento dei vostri abitanti per creare la perfetta utopia. Progetto V13. L'Interplay aveva anche progettato un Fallout online. In questo gioco il protagonista poteva essere un umano, un mutante o un cyborg. Dovrà selezionare il suo background e poi fondare una colonia, che sia una città deserta, una base militare o le rovine di una stazione del gas, e lui dovrà controllarla e ricostruirla, attirando gli NPC e mandandoli al lavoro, e nel frattempo vivrà avventure per trovare le risorse e le antiche tecnologie, nonché combattere le ondate di nemici che attaccheranno la sua città. Dovrà esplorare, incontrare amici e combattere i vicini per le risorse. Un gioco in un certo senso che somiglia alla modalità gestionale di Fallout 4, specialmente dopo l'espansione Nuka World, e che ricorda giochi gestionali post-apocalittici come Rebuild. Ed infine, Fallout Extreme. Questo è il gioco più lontano nella timeline, e il più estremo, come dice il nome, giocabile sia in prima che in terza persona, sia in single player che in multiplayer. Il giocatore avrebbe controllato un team di ex soldati della confraternita, supermutanti, nativi americani, guerrieri mongoli ed esploratori delle Wasteland, e sarebbe stato uno strategico di posizione, in cui il protagonista lavora per La Causa, una resistenza che combatte contro la confraternita di Chicago, che ormai è diventata un impero gigantesco, che dal Midwest è arrivato fino in Alaska, dove c'è il loro nuovo quartiere generale. È ormai una dittatura colossale che discrimina i contaminati e che schiavizza gli esseri umani normali o li recluta a forza. Il giocatore con la sua squadra dovrà contrastarli e conquistare i vari territori uno dopo l'altro, prima come piccoli rivoltosi e poi in una rivoluzione sempre più grande, gestendo i territori conquistati e le milizie, creando un esercito con cui, come un Alessandro Magno post-apocalittico, conquista un impero molto più grande del suo. Ogni territorio avrà diversi ambienti, popolazioni, nemici e geografie strategicamente utili. Bisognerà conquistare villaggi, ponti, pipelines per alimentare i rifornimenti, ad esempio, e danneggiare quelli del nemico, liberare i campi di rieducazione, reclutare nuovi personaggi fino a un massimo di 16, ed in qualsiasi momento della missione si potrà cambiare il controllo da un giocatore all'altro della squadra. Partiremo dall'Oregon, e poi a Washington, e poi lungo il Canada, conquistando e ottenendo la lealtà di tutti i popoli, fino all'Alaska, alle rovine di Anchorage, fino all'ultima stazione dei Ranger, conquistando tutti i territori della confraternita. Ma qui il giocatore scoprirà come mai la confraternita è venuta fin qui in Alaska, come mai si è comportata in questo modo o se è nata dalle conquiste dalle risorse per mantenere il controllo pur di arrivare fino a qui. La confraternita aveva scoperto che in Cina, dopo l'apocalisse nucleare, è sorto un nuovo imperatore che ha conquistato una grossa parte della nazione e ha preso possesso delle armi nucleari rimaste e ha intenzione di attivare il missile dell'apocalisse, con cui attaccherà l'America distruggendo per la seconda volta la civiltà che qui stava rinascendo. La confraternita, avendo scoperto ciò, aveva iniziato la lunga corsa fino all'Alaska, proprio per prepararsi ad invadere la Siberia e calare fino in Cina per fermarli. L'orologio atomico è vicino alla mezzanotte, e il protagonista, che ora ha conquistato questo grande impero, deve riprendere la loro missione. Ha sulle spalle tantissimi uomini, donne, bambini, mutanti, ghoul, supermutanti, le cui vite saranno cancellate se l'apocalisse dovesse scoppiare. Chissà in tutto questo cosa è successo al calcolatore, è stato lui che è vissuto così a lungo da diventare il cattivo e che ha creato questa dittatura proprio per sconfiggere l'impero cinese, o forse come un Lelouch è diventato cattivo nella speranza di far sorgere degli eroi rivoluzionari che avrebbero avuto la capacità di conquistare la confraternita, di ripulirne i quadri dirigenti ormai corrotti e crudeli, ritrasformarla in un'utopia di convivenza che era un tempo, e poi compiere la missione che soltanto tutte le razze insieme avrebbero potuto completare? Oppure è stato disattivato e ora il protagonista lo riattiva usandolo come consigliere per guidarne le armate? Sono speculazioni a cui forse un giorno potrei mettere fine con una fanfiction, se vi piace l'idea, chissà. In ogni caso, il protagonista e i suoi 15 eroi super addestrati attraversano lo stretto di Bering, arrivano in Russia dove incontrano i cosacchi siberiani, i quali forse portano notizie di un certo Artyom da Mosca. Dopo averli conquistati si passerà alla Mongolia, dove troverà un'orda di mongoli post-apocalittici, e infine arriverà in Cina, dove affronterà l'armata della Tigre d'Oro, in uno scontro epocale fra confraternita ed impero cinese, e poi arriverà ai silos dei missili, salvando il mondo dall'ennesimo apocalisse, per poi dirigersi ai giardini imperiali, dove affronterà la nuova guardia imperiale, soldati super addestrati e super tecnologici fedelissimi al loro imperatore, ed infine assedierà la città proibita per affrontare e sconfiggere l'imperatore cinese. E così si conclude l'epopea della confraternita del Midwest, della lore dei giochi a noi noti. Tutto ciò che sappiamo da quelli nuovi è che a Chicago c'è anche l'enclave, e qualcosa che ha a che fare con EDE. Nel prossimo episodio parleremo dell'ultimo gioco cancellato, quello più completo di tutti, che era praticamente quasi pronto, quello che doveva essere il Fallout 3 originale, Van Buren.
Vi ricordo di passare dal canale Telegram, il profilo Twitter e la pagina Facebook che trovate in descrizione. Ci vediamo alla prossima Creepypasta.